Quaresima, quarta settimana, lunedì. Quaresima, verso la nuova creazione. Così ce ne parla Isaia, a nome del Signore. Ecco, io creo nuovi cieli e nuova terra. Non si ricorderà più il passato. Il Signore prepara una gioia immensa e lo fa capire attraverso la città di Gerusalemme, città creata per la gioia, per un popolo che possa vivere nel gaudio. Immagini potente venute dal Signore. Tutto questo la Chiesa ci fa godere nella speranza. Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato. Gesù è l'autore della creazione, è il Verbo eterno per cui tutto è stato creato per mezzo di Lui e in vista di Lui. E Gesù è l'autore della nuova creazione, cieli nuovi e terra nuova. Si è portato alla festa di Pasqua, alla prima Pasqua a Gerusalemme, ha purificato il Tempio e poi ha attraversato la Samaria incontrando la Samaritana al pozzo, sempre per creare vita nuova. Il verbo incarnato è venuto a ricreare la vita che noi abbiamo perso col peccato delle origini, nel paradiso terrestre, in Adamo e in Eva. Gesù, per creare l'universo, non ha avuto bisogno, il verbo non ha avuto bisogno di noi, per creare di nuovo questo universo. Cieli nuovi e terra nuova richiede la nostra fede. Al funzionario del re, che lo va a incontrare quando lui giunge a Cana di Galilea, dice apertamente: se voi non vedete segni e prodigi, non credete. Ma il funzionario del re dimostra fede e Gesù gli dice, leggendo nel suo cuore: va, tuo figlio vive. Quell'uomo, ecco la parola chiave, credette alla parola che Gesù gli aveva detto e si mise in cammino, nella fede si è messo in cammino. Incontrerà i suoi servi che gli dicono: tuo figlio vive. Lui si informa proprio in quell'ora, quando Gesù gli aveva detto: tuo figlio vive. Suo figlio si è sentito completamente guarito e lui credette, e con lui tutta la sua famiglia. Credere significa mettersi in cammino. Quaresima, cammino di fede verso cieli nuovi e terra nuova. Ne parlerà San Pietro nella seconda lettera, ne parlerà di nuovo San Giovanni nell'Apocalisse, ne parla San Paolo nella lettera ai Romani. Cieli nuovi, terra nuova, creazione nuova dentro di noi e poi anche attorno a noi. Il creato dovrà essere tutto trasformato in cieli nuovi, terra nuova, dove la vita divina può congiungersi con la nostra debolezza. Maria, anche nella sua fede, noi siamo creature nuove.